Pubblico di Novegro, voglio sentirvi applaudire. Facciamo una prova perché stiamo per vedere i giovani presentatori. Non si sente tanto bene, probabilmente lo spazio così ampio falsa un po' il vostro entusiasmo. Rifacciamo, applauso per i nostri giovani presentatori e per il nostro giudice. Quindi Katia, vai con la presentazione. Alessandro, 15 anni, con un setter irlandese. Giulia, 14 anni, con un bull mastiff. Livia, 13 anni, con un samoiedo. Giorgia, 13 anni, con un Cavalier King Charles Spaniel. Letizia, 13 anni, con uno Shih Tzu. E Clara, 12 anni, con un Carlino. Ancora una volta in questa categoria vedremo l'abilità dei giovani presentatori, ancora una volta per questo pomeriggio, e sarà l'ultima ad essere giudicati. Non saranno i soggetti a quattro zampe, bensì l'abilità dei soggetti a due. Io adoro parlare di binomio, in quanto la capacità si sviluppa proprio conoscendo a fondo il soggetto che si sta presentando, le caratteristiche di razza proprio per evidenziarne i pregi, ma anche il carattere. Infatti avete visto prima, quando è stato fatto il cambio dei soggetti tra i giovani presentatori, come in qualche caso c'è stato qualche problemino di comprensione, proprio perché abbiamo delle razze che sono molto focalizzate sul conduttore, per cui richiedono molto tempo di lavorazione. Quello che è la professione dell'handler non è solo mettere un guinzaglio al cane e condurlo in esposizione, richiede grande passione e dedizione, perché bisogna conoscere lo standard di razza, ovvero la descrizione del soggetto ideale. Tutti i cani che vediamo nel ring oggi pomeriggio saranno giudicati proprio come percentuale di attinenza allo standard. Oltre a quello bisogna conoscere i principi di fisica che regolano il movimento dato appunto dalla struttura di questi soggetti. Setter irlandese rosso, bull mastiff. Chiamo nuovamente le razze italiane nel pre-ring. Italian Breeds in Collection Ring, thank you.
Vedete come la tensione in questa fase sia decisamente molto più alta rispetto alla competizione che abbiamo visto poco fa, come la professionalità di questi giovani presentatori sia chiaramente evidente. Ed ecco il primo cambio. I giovani presentatori temono questo momento perché non si conosce il cane che capiterà di condurre. Come vedete, differenti razze presentate in maniera differente. Quando voi vedete un cane, io dico sempre, le esposizioni canine sono una valutazione zootecnica, per cui impariamo a valutare l'espressione, la forma del cranio, il collo, la linea dorsale, la groppa, l'attaccatura della coda, il portamento della coda, gli arti, gli appiombi, ovvero se gli arti sono dritti verso il suolo e se i piedi sono dritti o in fuori o indietro. Sono tutte caratteristiche che i nostri esperti giudici che vediamo schierati al tavolo della giuria mettono in atto durante le valutazioni che avvengono alle esposizioni nazionali ed internazionali organizzati dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Cambio. E ancora una volta momento di tensione, perché camminerà o non camminerà il cane della mia amica nemica che ho accanto? Ovviamente il nostro giudice non valuta la velocità con cui vengono presentati i soggetti, bensì velocità che dipende dalla struttura del soggetto. Basta qualche centimetro in più di gamba per avere una velocità maggiore con la stessa struttura. Abbiamo per di più strutture differenti, l'andatura legata alla tipicità della razza. Vogliamo applaudire a questi bravissimi junior handler, fascia 12-17 anni. Adesso abbiamo qua un po' di premi per queste categorie. Io mi preparo qui per accogliere il sesto classificato. Vabbè, diciamo che tutti sarete punteggiati, per cui circuito nazionale ed internazionale, perché ci siamo dimenticati di dire che in questa categoria il vincitore italiano durante tutto l'anno espositivo rappresenterà la nostra nazione all'esposizione inglese del Craft, che è una delle più antiche e importanti esposizioni cinofile al mondo, dove la competizione del Junior Handler vede partecipare i rappresentanti delle varie nazioni cinofile del mondo. Per cui, con tutti i punti sommati e gli spareggi in finale, avremo i nostri rappresentanti. Vi prego di notare una cosa: avete visto come hanno presentato i soggetti questi giovani presentatori? Spesso vedremo poi nel pomeriggio adulti presentare i loro cani in maniera completamente differente. Loro sono veramente bravi, poi lascio a voi giudicare. Comunque ancora un grande applauso per i nostri giovani presentatori, bravissimi e molto professionali. Dopo questa classifica avremo dei premi challenge per
dicevamo, premi challenge sempre per questa competizione. Per cui sesto posto per Katia. Al sesto posto abbiamo Letizia con lo Shih Tzu. Letizia, accomodati qua. Io farò da segna posto. Al quinto posto Clara con il Carlino. Clara col Carlino. Al quarto posto Livia con il Samoiedo. Saliamo sul podio e quindi al terzo posto Giorgia con il Cavalier. Si può applaudire, ripeto, come si dice dalle mie parti, il custa niente. Un giro ai due finalisti prima di andare a conoscere chi tra loro due sarà il vincitore. E al applausi, applausi. Primo posto il vincitore, che riceverà la coccarda direttamente dal giudice, Alessandro con il setter irlandese. E ovviamente Giulia riserva con il Bull Mastiff. Ringraziamo lo sponsor principale della manifestazione Royal Canin Italia. Ancora un applauso ai nostri giovani presentatori, ma il lavoro non è finito qua, infatti siamo pronti per i vari challenge. Vedo l'ingresso della vincitrice dello scorso anno. Facciamo prima, abbiamo un premio da consegnare, che dobbiamo fare lo spareggio fra vincitore della prima categoria e il vincitore della seconda categoria. Quindi Davide, il vincitore della prima categoria, Davide, facciamo entrare con lo spitz, così ti prepari già là. È rarissimo che succeda che i due vincitori siano entrambi dei maschietti. E Alessandro raggiungi Davide, Alessandro vincitore della seconda categoria, per il trofeo del dottor Giulio Candela. Il nostro giudice sceglierà quale dei due finalisti vincerà. E sarà Giulia Candela, la nipote a quale è intitolato questo challenge, questo trofeo particolare, che consegnerà il premio al vincitore delle due categorie. Passo la parola alla presidente del gruppo cinofilo milanese per la consegna appunto di questo premio. Allora, attendiamo il verdetto. Ognuno riprende il proprio soggetto.
Un giro ancora, tutte e due, un bel applauso, grazie per i due finalisti del concorso Junior Ender, Alessandro e Davide. Vi chiedo ancora un applauso per i due finalisti e sarà Giulia Candela a consegnare il trofeo al vincitore tra le due categorie 6-11 anni e 12-17 anni, quindi fra Davide ed Alessandro. Un bel applauso, vince il trofeo dottor Candela Davide con lo spitz. La piccola Giulia Candela, nipote del professor Giulio Candela, consegnerà questo ambitissimo premio. Vorrei che tutti voi faceste un applauso al professor Giulio Candela, perché purtroppo non c'è più con noi, ma si è tanto adoperato perché l'ENCI riconoscesse questa disciplina, una disciplina molto importante che in tutto il mondo è riconosciuta. E il professor Candela si è tanto adoperato all'ECI per farla riconoscere anche in Italia. Io invito tutti i giovani dai 6 ai 18 anni a iniziare questa disciplina perché è molto importante, molto costruttiva e serve veramente per far amare il proprio cane. Grazie a tutti e facciamo un applauso al professor Giulio Candela. Grazie Giulio per quello che hai fatto per i giovani presentatori. Grazie alla presidente Vandoni del gruppo cinofilo milanese. Viene consegnata a Davide anche il ricordo della vittoria dell'anno scorso, perché già l'anno scorso era stato vincitore della categoria dei più piccolini, per cui ed ora siamo anche pronti per richiamare i vincitori dello scorso anno. Diciamo che Davide chiama se stesso, giusto? E... ah, eccole pronte, perfetto. Aurora De Poli, Giorgia Caglioni, un applauso per le nostre vincitrici, campioni uscenti 2013, per cui hanno ricevuto il loro titolo nel 2014. Va bene. Chiamiamo quindi Alessandro Cipollini, che riceverà da Aurora De Poli il challenge. Quindi Alessandro con il challenger, un giro d'onore, farà il passaggio di consegna ad Aurora. Per cui entrante e non uscente Aurora De Poli, che tra l'altro, posso dire pettegolezzo Aurora? Lo dico, rappresenterà Monte Carlo al Craft quest'anno. Un bel applauso e un bel giro di ring, Aurora. Prenditi il meritato applauso.
Complimenti. Ed ora per la categoria dei più piccolini, allievi Junior Handler, Aurora Sartori. Avvicinati a Giorgia che ti consegnerà il premio. Perfetto, riprese, siamo in diretta su animalnews.tv. Salutiamo i nostri amici a casa con un grande applauso. Forza, ci stanno guardando. Ciao a tutti. Signori, un grandissimo applauso a tutti i giovani presentatori. Chiedo un aiuto per Davide che... Ce la fai Davide? Ok. Ancora un applauso, complimenti a tutti voi e in bocca al lupo per la vostra carriera espositiva. Siamo quindi pronti per cominciare il pomeriggio cinofilo. Da questo momento in poi ad essere giudicati saranno i soggetti a quattro zampe, gli splendidi amici presenti a questa esposizione internazionale del gruppo cinofilo di Novegro. Cosa ci spetta ora, Katia? Iniziamo con le razze italiane.